ecco, cioè, cominciamo ad esserci. Siete pronti per sognare, per abituarvi a sognare? Allora, c'è qualcuno che deve entrare ancora? Simone c'è, vabbè. Benvenuti a tutti, ciao, buonasera a tutti. Allora, Marcello, io partirei proprio con la persona più stanca di tutte, partirei con la poesia che ha tradotto Nora di Ivan, così gli facciamo la sorpresa. Poi lui lo facciamo parlare più tardi, perché Marcello, tu so che te ne devi andare. Sì, io qualche minuto ce l'ho, insomma. Sì, esatto. Allora, comincia con la poesia di Ivan, di il titolo anche. Ok. Privilegio californiano. Seduto sulla mia sedia a dondolo sul patio, a godermi un giorno di primavera, il tablet sulle ginocchia, e a portata di mano un bicchiere di Amador. Sì, amore d'oro, County Wine. Cercando su Google imperativi coloniali e vecchia musica cowboy, prima che il calore infernale dell'estate colpisca questa vallata dell'entroterra californiano. Apprendo che la mia piccola proprietà era parte del Trattato di Guadalupe Hidalgo del 1848. Hidalgo non significa gentiluomo. E quanto da gentiluomini è stata l'annessione della California agli Stati Uniti? Sappiamo cosa pensa il popolo ucraino riguardo alla cessione dei territori? Penso allo stesso tipo di persone che si sono appropriate di questa terra sopra i cadaveri dei nativi americani e, forse, proprio sotto il mio patio giacciono le loro ossa. Mi domando quanto tutto questo fa di me un complice del massacro. Perché, dopo tutto, chi qui non è entrato in possesso di un bene rubato? Probabilmente non tanto quanto l'acquisto della California per 15 milioni di dollari da parte del presidente Polk nel 1848, da parte di un presidente Santa Anna alla disperata ricerca di denaro, ma più rispettosamente, Antonio de Padua Maria Severino Lopez de Santa Anna i Perez de Lebron. Subito dopo la guerra tra Pancho e Lefty, i miei pensieri hanno ripreso la tangente alla vecchia musica cowboy. Succede così coi pensieri troppo grandi da controllare. Apprezzerò la mia casa di città sul campo da golf con la magra consolazione che sia una piccola proprietà all'8-0, ottenuta da quel trattato tra gentiluomini 100 anni prima che nascessi, e conterrò i privilegi che i politici del Congresso degli Stati Uniti e le ferrovie commerciali e gli avidi schiavisti del Sud considerarono tutti che l'Alta California fosse un nuovo promettente territorio di schiavi, con una riserva infinita di campesinos sottomessi, se non imprigionati o massacrati dall'esercito e dalla Santa Madre Chiesa. Imponendo l'inglese sullo spagnolo,
e sostituendolo all'originale Nahaut degli Aztechi e dei Toltechi per fare razzia di minerali, oro, e agrumi, oro, spediti ad est con le nuove linee ferroviarie dei baroni ladri sulle rotte che corrono attraverso la terra delle future comunità dei campi da golf. Eh sì, la mia giornata di primavera è abbastanza piacevole. Nessun federale in vista, dove i coloni originari, è un simpatico eufemismo per occupatore abusivo usato ora dagli israeliani, coloni che sopravvissero alle montagne della Sierra Nevada, gridarono quella merda di destino manifesto e usarono cannoni d'acqua per abbattere le colline in cerca d'oro. Almeno non sono diretto in Ohio con Lefty e Towns. Eccomi qui, un californiano, accaparratore di beni rubati, a covare pensieri troppo grandi da controllare. Così, sto imparando lo spagnolo su questo computer, bevendo vino da vigne vecchie quanto l'intrusione dei gringo, finalmente costretti a riconoscere i vendemmiatori lavoratori agricoli nazionali, fondata da César Chavez non molto tempo fa, con $1,200 dei suoi risparmi. Siedo qui fuori, contando i miei privilegi. Così, sto schivando i federali e imparando lo spagnolo su questo computer, bevendo il vino locale Amore d'Oro, mentre ascolto la musica dei cowboy di Hollywood. Come scrisse Towns, per gentilezza, suppongo. Grazie. Bella, grazie. Sì. E ringraziamo Nora, che purtroppo sta male, che ha tradotto, sta traducendo sia Pollo che... È una cosa molto bella questa, che lei si è ordinato un libro in inglese di Paul e lo sta traducendo, e man mano sta traducendo anche le poesie di Ivan. Quindi questa è una cosa molto molto bella. E allora Ivan adesso la leggerai dopo, invece diamo spazio a una breve, a due poesie, tre poesie brevi di Antonio Vanni, così l'occasione mi è grata di salutare una nuova entrata, che Graziella De Cilles da Bisceglie. Quindi ci abbiamo due di Bisceglie, cominciamo a diventare internazionale. Va bene. Allora, Antonio, sì. Ci vedremo a breve. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ci vedremo a breve, sì, il 15. Minime differenze di luce. Si è adagiato in giardino il ragazzo dai capelli di fiume, minime differenze di luce. Più di una volta il cielo, chinato il capo, ricoprì di polline la natura dell'aria che si sottrae ai bagliori, come facente parte del gruppo più nascosto delle case, che avevano segnalato da molti passi distanti la sua unica dolce anima, rapita dalle nature dei suoi segreti, le osservazioni delle ginocchia di ghiaccio delle meduse. Il suo sguardo, credo per un poco, rifrazioni e tremore di tante estate, distici di un fratello minore, luna periodica e mite nel crepaccio che sulle rame oscilla. Portato fortemente nel bosco, trascinato sopra un foglio tra le serpi, tra i rifiuti delle vigorose flettenti divertentissime superfici levigate, lasciato respirare completamente assorto nel sogno,
l'alto flessuoso polso dell'incanto. Grazie. Ne leggo una, va bene? Sì, no, la leggo un'altra, certo. Dimenticato, che è un nome proprio, è proprio il nome di un ragazzino, Dimenticato. Lo so. È anche il titolo del tuo libro. Sì. Come faccio a dimenticarlo? Dimenticato. La luce riflessa della luna si fermò vicinissima al mondo, balbettando qualcosa di fresco alle cime innevate da poco tempo cieche l'aurora come Eracle Lancia. Cadeva dalle altissime sfere dell'universo un ragazzo di nome Dimenticato. Oh, pace del vuoto leggiadro. Lo spazio che attraversava velocemente, come l'uscio di casa che grida, soffre e tace, riuscì ad ancorarne le profumate caviglie di tulipano gelsi. Oh, sospeso aquilone dalle piccole fortunate ossessioni. Rapito, il bellissimo tramonto resta prigioniero tra gli alberi. Sopra le foglie cucite pupille nidificano l'artico. Agevoli frecce di tepore rendono visibili i naufragi della prima parte delle solitudini. Corpo, completamente corpo, nel geloso breve periodo d'eclissi e rami. Vito, sei riuscito a controllare, perché praticamente vai in onda su Pellicano Curto dove non c'è nessuno. Però non so se io non ci sono riuscito. Vuol dire che ogni volta sarà una diretta finta e poi dovrò lavorare e elaborare il tutto. Per cui... Fammi guardare. Sì, una breve notizia invece questa. Ci stiamo dando da fare ora per signor No, non tutti come si dovrebbe, insomma, come si potrebbe, però faremo alcuni incontri a maggio per signor No, perché avremo un altro progetto di cui hai controllato, Vito? Su Beppe Costa Incontri no, non c'è niente no, di diretto. Su Pellicano Culto, Pellicano Culto, che non esiste, sì. Ma che mi dà quella pagina, mi ha dato solo quella possibilità di condividerla. Quindi, dicevo che c'è qualcosa di cui si sta parlando nuovamente con il bel governo di destra che abbiamo, tanto la sinistra ormai non c'è manco quella, e che la tortura. Quindi dopo signor No, se riusciamo a mandare avanti signor No, che siamo alla seconda edizione, insomma non ci siamo mossi ancora tanto, però con il sostegno di Nora e di Daniela e di Marco 5 sta camminando man mano. L'altra volta all'incontro che abbiamo fatto in libreria sono finite tutte le copie, è arrivata la nuova ristampa. E poi possiamo mandare avanti un progetto seriamente, però senza che si scriva la prima cosa che capita, sulla tortura, perché pare che vogliano abolire o modificare la legge sulla tortura, che sarebbe una cosa gravissima. Però, e questa era come notizia. Vito, non ci sei riuscito a vedere, vero? No, né su uno né sull'altro. Eppure sì, il fatto che nel momento in cui ti metto coordinatore non riesco più a fare nulla, solo che interrompere, però non interrompo nulla e tu non riesci a vedere altro dove no, ci sono altro. Va bene, vuol dire che faremo no sempre... né nella pagina di incontri faremo sempre la cosa, però vedo che sta andando live da sì sta andando live da qualche parte, però da qualche parte so. Va. C'è scritto registrazione in corso, live Facebook. Sì, ma magari si... provo a vedere, aprire Facebook, sì. Prendo il cellulare, provo a vedere. Sì, non si capisce dove, però è una cosa carinissima questa. Va bene, allora senti, diamo il benvenuto alla signora Graziella De Cilles, che il pomeriggio è libera, come tante donne non lo sono. Lei invece il pomeriggio si occupa di cultura, no? Leggi i tuoi sogni? Sì, insomma, sogni. Ogni tanto un sogno dedicato. Era anche abbastanza libera la cosa. Tra l'altro,
abbiamo fatto una prova dei suoni, legge abbastanza bene, però il microfono non so se è buono. Prova a parlare. Lo senti? Mi senti, Beppe? Sì, mi senti? Ti sento. Mi sento? Ok, a posto. Ecco, lentamente, come sai leggere tu, leggi alcune poesie. E le tue sono brevi. Ok. Sì, sono brevi. Allora, prima, non negarmi il tuo posto, quel passo distratto, la senti biancare, soffice tocco, accidente, il buio, il mattino, gusto del latte. Non negarmi i verbi fra mobili labbra, la rabbia ritratta in echi profusi, le volte di un ballo che perde note, la paura, la gioia d'un magico incontro. Non negarmi attese mate presenze, la voglia di volare ma senza ali, il dolce salato d'un bacio rubato, un giro di giostra, una bugia, un sogno. Ti chiedo un battito di docile cuore alla speranza che esplode sovrana. Non negarmi il suo canto, la sua melodia. Questa è non negarmi. Vuoi che ne leggo un'altra? Sì, vai avanti. Allora, sì. Sentivo mondo. Nel mio corpo dorme il mondo stanotte. Ho deposto le armi sul cuscino, profumato di viole. Ho sentito muoversi, respirare, cantare al vento il suo inno, poi sorsi tra le mie braccia. Il sonno è lieve, nel petto corre la vita. La sua lotta viene dagli abissi, poi si perde in dolci declivi. Il mondo è dentro di me e dorme, ma io veglio il suo giacere. Al caldo ritrovo, risponde con un bacio. Le mie sono piuttosto intimistiche come poesie. Ancora sogna, vedi Daniela, tu parli di amori scomparsi, perduti, calpestati, lei invece sogna quelli che stanno arrivando. E bisogna sempre, giusto, sognare. Sempre sognare. Sognare. Allora, vero. Sentiamo la voce di Simone da Isernia. Sì, sono con Antonio. Con Antonio, e questo è napoletano. Leggo due, Beppe? Sì. Ok, allora leggo due inediti. La prima si intitola La prima notte. Attesa nascita, la vita in agguato, come leone all'imbrunire, china ad attendere per ruggire, ma la prima notte, scocco fatale, pronta a sradicare il ramo, senza potere dare frutti. Eppure passa, saldo resti, foglie sono quei frutti acerbi, una ad una cadono e attendono un'altra notte, dal basso osservare il ramo in fiore cadere. Leggo la seconda, si intitola Briciole. Ho dato da mangiare ad uccellini che non conoscono il peso dell'aria, lo stacco del volo, le piume al vento, lo sguardo alla terra, ed è stato come nutrirmi d'affetto, sentirmi padre. Vorrei anch'io essere nutrito da un pieno sentimento, un sorriso leggero, un abbraccio sicuro, occhi che sanno vedermi, ma raccolgo briciole che impastano il cuore. Grazie Beppe, buon proseguimento. Sì, no, ogni tanto bisogna andarci nel profilo di Simone, perché ha tutte belle ragazze attorno, visto che la maggior parte delle... Sì, ho visto una foto che c'erano tutti i giangagnani nella libreria di Bari, minimo avevano 70 anni, 80, quindi praticamente... No, è un peccato che la poesia non sia seguita dai giovani,
però quando si fa all'aperto, io ho potuto notare anche a Benafro, l'hai visto Antonio, che i giovani erano tantissimi, così che li spinge a non seguire la poesia, no? Non lo sappiamo, perché poi i giovani scrivono tutti, poi a una certa età smettono, come ha fatto Vito, e preferisco andare a vedere le cubane. Allora Vito, ti ho ingassato subito. Ecco qua, con un bel sorriso. Vito purtroppo da quando mi ha incontrato, come succede a tanti altri, ha trovato subito super lavoro, non lavoro, ma super lavoro. A proposito, mi è arrivato l'invito per Salamanca, ma a Salamanca il viaggio è complicato, peggio che andare in Colombia, per cui non so tu cosa fai e io cosa faccio. Per ora, proprio, se vivo... È quello ottobre, dici, no? Sì, sì, se vivo in Giordania, se riesco in Giordania, perché non so se ci riesco, potremmo anche pensare, che oggi ci ho ripensato, perché Salamanca è una bella città, e poi ce l'avevo il desiderio. Va bene, andiamo avanti, Vito, così, nel senso che tu sai bene lo spagnolo, se vuoi puoi leggerla anche in spagnolo, sì. Come vuoi. Facciamo un omaggio agli amici spagnoli. Però non il rumeno, per carità, perché Lidia Popa già si è scagliata contro il libro in rumeno. Perché i rumeni... No, non lo so il rumeno. Se traducono con Google, guarda, lo potevamo stampare anche noi lì. Stanno facendo un affare questo. Perché in Romania con 50 euro stampa due libri, non uno. Sì, Daniela, tu sai che in Serbia... Tanto per fare un esempio, un pranzo nel migliore ristorante con 5 euro te la cavi. E in Romania siamo lì, più o meno. Va bene, Vito, abbiamo giocato. Sì. Vabbè, io volevo leggervi una poesia, dato il periodo, per chi ha la fortuna di vivere una fede vera, profonda, vissuta, per tutti gli altri. Cufu. Per tutti gli altri c'è questa poesia. Su tristi ceri rantola e sopravvive un mondo di ore nere ed il suo guscio, velate di sopravvivenza, di pudore ingobbite, incastonate in altari imperativi, piegate su tristi ceri riciclati, che nel lamento di una cantilena emettono verdetti, processioni di sguardi, mannaie di giudizi, sentenze senza opinione, di comode indulgenze già acquistate. Dio santo, Dio forte, Dio immortale, pietà di noi. Fetido è l'alito di chi bisbiglia peccati in latinorum, appesta l'aria, distoglie lo sguardo, disegna morfie dove erano sorrisi, sapidi, incontrollati, senza cura di giudizi né indulgenze, senza il peso di verdetti né sentenze, tempo da vivere, semplicemente. Dio santo, Dio forte, Dio immorale, pietà di voi. Bene, mi sembra che è arrivata anche Era. Era? Ciao Era. Ciao a tutti. Ciao. Scusa Era, per il ritardo. Ciao. Stiamo perdendo tutti gli albanesi però, perché Nicolò... No. E anche Uc, dove sta Uc? Io devo... alle lezioni durante il pomeriggio. Ma che gli abbiamo fatto del male noi altri? Cioè prima non c'aveva niente da fare, poi è venuto in Italia e ora lo vogliono tutti. L'ho visto ballare pure. L'ho visto ballare, cosa gli è successo? No. Chiedo se ha finito lezione. Ma poi lui sa entrare, ce l'ha il link, sì. Sì, le mando. Sì, sì. Le mando ora. Va bene, allora, nel frattempo, dov'è Ivan? Ivan, poi la tua poesia fiume.
che però legge più velocemente di Marcello, quindi Ivan, Vito, puoi dire a Ivan, aiutatemi con l'inglese, ragazzi. Ivan, can you hear me? Sure. Yes, you can read your poem Fiume River. Ivan. Yeah. Yes, yes, yes. Okay. Out of kindness, I suppose. Sitting on my patio swivel rocker, enjoying a spring day, tablet propped on my lap within reach of a glass of Amador. Yes, love of gold, county wine. Googling colonial imperatives and old cowboy music. Before the hellish heat of summer hits this inland California valley. Learning my bit of property was part of the Treaty of Guadalupe Hidalgo of 1848. Doesn't Hidalgo mean gentleman? How gentlemanly was the U.S. annexation of California? We know what the people of Ukraine think of ceding territory. I think about the same type of people who took this land over the dead bodies of the Indian natives. And maybe under my very own patio, by the bones of those original Americanos. I wonder how big of an accomplice that makes me, complicit to the slaughter, because after all, who here is not a receiver of stolen goods? Probably not as much as purchasing California for $15,000,1848 by President Polk from a desperate for cash Presidente Santa Anna, more respectfully, Antonio de Padua Maria Severino Lopez de Santa Anna y Perez de Lebron. Right after the war between Pancho and Lefty, my thoughts have turned tangent to old cowboy music. It happens on thoughts too big to control. I will appreciate my golf course townhouse, take cold comfort that it is a minimal zero lot property, gained by that gentleman treaty 100 years before I was born. And I will count the privileges that the politicians of the US Congress and the commercial railroads and the greedy slave owners of the South, who all thought Alta California was a promising new slave territory with an endless supply of campesinos. Subdued, if not incarcerated or slaughtered by the army and the Holy Mother Church. Making English the language over Espanol, replacing the original Nahuatl of the Aztecs and Toltecs. To harvest minerals, gold, and citrus, gold, shipped east by new railroad robber barons, train routes running through the land of future golf course communities. And yes, my spring day is quite nice. No federales in view where the original settlers, a nice euphemism for squatter now used by the Israelis, settlers who survived the Sierra Mountains and shouted that manifest destiny mierda and used water cannons to tear down hillsides for gold. At least I'm not headed to Ohio with Lefty and Towns. Here I am, a stolen goods hoarding Californio, harboring thoughts too big to control. So I am learning Spanish on this computer, drinking wine from vines as old as the gringo intrusion, finally forced to recognize the grape pickers, national farm workers founded by Cesar Chavez, not that long ago with $1,200 of his own savings. I sit outside here counting up my privileges. So I'm dodging the federales and learning Spanish on this computer, drinking love of gold local wine while listening to Hollywood Cowboys music. As Towns wrote, out of kindness, I suppose. Grazie. Grazie, Ivan.
una cosa che non so se gli altri lo hanno notato, stanno ricominciando ad invitare Ivan a leggere le poesie come quando era ragazzo, vero Ivan? Non so se mi capisci completamente quello che voglio dire, ma mi pare che stai cominciando a far poesia di nuovo con altri, anche in altri posti. Quindi non so se ti abbiamo portato un po' di fortuna in questo senso. Evito. Evan, Beppe told that probably we see that you come back to read your poems with your friends, the same as when you were young. Is it so? Because if it's so, probably we are lucky for you. Grazie. It's so. Quindi non mi sbagliavo. È vero. Vabbè, no. Non mi sbagliavo. Sono piccole cose che accadono, però fa piacere che accadano attraverso di noi, insomma, di questo gruppo, che un po' con il fatto che ora ci si può incontrare, ci siamo un po' persi. E non so, mi dispiace che non c'è, perché avevo anche intenzione di invitarlo in Italia, se ci riusciamo a fare questa benedetta cosa. E invece Ivan poi glielo scrivo in privato, che ci faccia sapere almeno con un mese d'anticipo quando ha intenzione di venire in Italia, ce lo fa sapere un mese prima, così organizziamo una cosa proprio per lui. E allora era okay. Eruccia, Erina, Eruccia. Le tue poesie d'amor giovane, su. Le puoi leggere in italiano, in turco, in cinese, perché ormai sai tutte le lingue. Sì, sì, siccome sì, sì. No. Una qualunque che ti ispira, cosa ti senti in questo momento? Ok. Ok, leggerò una in inglese. Sempre piaciuta. Va bene? Va bene, poi la legge anche in italiano o non ce l'hai in italiano? Non lo so dov'è. Vabbè, leggi quello che ti capita, sei preparata. Sono impreparata, sì. 4. Bene. Ciao Virgilio. Allora, la poesia che leggerò si chiama Infant Grey Hair. The first breath differs not from newborn to newborn, free from evil, free from good, newborn such clear skies, looking forward to sheltering the sun, the moon, the stars and the clouds. Breath follows breath, and newborns grow up with ears standing to rest on their shoulders, with evil and good starting to intermingle in their insides. In the daytime, even when the clouds cover the sky ceases not to change, to exchange kisses with the sun. At night, to defeat darkness, the moon orders all its armies to launch an offensive. The sky thunders and the stars fight to outdo one another in letting out light. Day gives life to day, and night devours night. The first breath beautifies itself with gray hair. Born from the womb of the first breath itself. No, men are not empty sacks. Their content has given shape to them. And the light of their souls lives in their eyes. It exists by vanishing, and it vanishes by existing. Countless bodies are still wearing the first breath. Yesterday it was their ruler, and today they have made it into their slave. Thank you. Grazie. Ho capito una sola parola, mulo, quindi la luna c'è. C'era la luna. Dico te. È vero che c'era. Ok. Cinese per te. Okay. Noi abbiamo le tue poesie, ce l'abbiamo in inglese, non so che fine hanno fatto, però ce l'abbiamo. Prima o dopo qualcuno le traduce. Okay. No, perché lei traduce quelle degli altri, ma le sue no.
capito? È così. Allora, Hook, un grande saluto a Hook. Lo mettiamo in primo piano a Hook. Hook, Hook. Dove? Dove sei? Cioè, poi gli è presa la carica a tuo papà, perché prima faceva uno o due pezzi al giorno, adesso ne scrive 20, 30. Le abbiamo dato ha la fatto carica. Bene Roma, penso. Sì, ti ha fatto bene. Mi è ispirato da voi. Allora, leggi le tue poesie. Il microfono, Di, era di a tuo papà che attiva il microfono. So go. Have a microphone. E delle dolci poesie. Bush, ti chiama mafia. Microfono. Aha. Scrivo sul cellulare. Meraviglioso. È meraviglioso. Ma non spunta però. Ora cosa è disattivato? Ora? Se, non si è sentito. Se parla, appare. Ok. Sta parlando al telefono. È meraviglioso. È meraviglioso. Ciao. Sta dicendo che non ci sta guardando. Non so cosa ha fatto. Di minuto era da brutta habless. Ok, andrà fuori o entrerà? Va bene, allora non so cosa ha fatto. Daniela, ripara questo vuoto incolmabile con le tue poesie sulla luna. Va bene, non ho preparato le poesie sulla luna perché non ho avuto il tempo. Oh, quelle del luna casomai. Quelle di oggi, diciamo che siccome sto provando uno spettacolo sull'uomo seme, su questo testo di queste donne del 1800 che in questo paese erano rimaste senza uomini perché erano stati tutti presi per la guerra, e io avevo scritto un testo per questo spettacolo, per cui leggerò questa, vi dico questa. È la soglia di casa che di te, più di tutto, piange l'amor perduto. Respira nei fili di polvere che si accumulano in attesa dei passi. Rimbalza la tua voce negli abiti appesi, come eco dai monti, brusio d'assenza. Dietro la porta s'avviluppano il cerchio delle carezze e il sapore dei baci. Sul muro bianco cammina la bestia feroce che dice non tornerà, non tornerà. È la soglia di casa che di te più di tutto piange l'amore perduto. Ho il cuore in ginocchio, ma diviene terra, diviene buio e muschio che cresce fuori e dentro di me. Stai diventando brava anche a leggere, però veramente avevamo cominciato così, adesso si vede che fa bene questo. Fa bene. Anche perché non ho letto, l'ho recitata senza leggere. Sì, anche commossa. È un po' perché è un testo, in questo momento tantissime donne, infatti stiamo allargandolo a un concetto di pace, di contro la guerra, e quindi ci sarà anche un video che riprende tutte le situazioni di conflitto che ci sono nel mondo in questo momento, e per cui le donne si trovano come allora in una situazione in cui gli uomini vanno alla guerra e loro devono aspettare, quindi sono sentimenti e situazioni che valgono per sempre, purtroppo. Sì. Ecco. Ho lo spazio per un altro testo? Sì. No, fra l'altro volevo aggiungere, Daniela, sì, che il mio piacere sarebbe all'inizio, alla fine di quest'anno o all'inizio del prossimo anno, fare un viaggio sia in Albania che in Kosovo e anche spingersi fino alla Serbia, perché da qui alla fine dell'anno, con l'ONU che sta conquistando questa piccola parte del mondo, che sta cercando di conquistare tutti gli spazi,
mettendo bombe atomiche dappertutto, è qualcosa di spaventoso. E quei paesi sono in questo momento i più fragili di tutti, perché sognano l'euro e la Coca-Cola, ma non sanno che cosa vanno incontro. E questa è una cosa terribile. Comunque, noi continuiamo a far sentire la voce. E puoi leggere l'altra, grazie. Allora, l'altra è sempre una poesia dedicata alle donne, però l'ho scritta per un'opera d'arte di questa artista che si chiama Adele Lo Feudo, che si occupa in particolare del femminile. Questa opera si chiama Amor, è lunga 4,5 metri, è composta da tanti ovali, vi invito a cercarlo su Facebook, comunque lei si chiama Alf o Adele Lo Feudo. E io, che non sono una persona religiosa, comunque ho intitolato questa opera Mater, anche perché si conclude con è una sorta di rosario. Mater misericordiosa, Mater dolorosa, lucente stella, un canto di rose germoglia dalla terra, rugiada dolente negli occhi delle donne. Madre, cuore pulsante, orecchio celeste in ascolto, un volto, mille volti, un solo strazio adombra lo sguardo. Mater misericordiosa, Mater dolorosa, un fiume di mani, lacerate sponde, bocche aperte nel grido, schiuse nel pianto. Mater, luminosa stella, radice del mondo, guarda il mare, come schiumano l'onde, così muove nel ritmo incessante il fertile pensiero delle donne. Energia pura, semi della terra sparsi ovunque, un rosario di voci mai avrà fine. Grazie Daniela. Allora Uke, sei pronto? Uke? Uka? Zenel? Voce va bene. 2 minutes. Due minuti ancora, 2 minuti per volta. Allora, Simone, c'hai un'altra poesia, che te le tue sono brevissime. Sì. Spazio ai giovani, con i baffi. Allora. Ok. Tra le braccia, questa Beppe è proprio brevissima. È perché fra le braccia ci duri poco, mi sa. Dipende. Tra le braccia teneramente non ti avrò più nei giorni, i secondi saranno minuti, i minuti ore, le ore una vita, e una vita miseria. Permango all'abbandono, al trascinare della marea, osservo tra l'impetuosa tempesta l'inabissarsi di una lacrima. Sempre 2 minuti, adesso 1 minuto per Uke. Graziella, ce l'hai un'altra? Sì, sì, Robert. Vai. Senti, raccontami. Raccontami delle onde infrane sugli scogli al vento d'ottobre, dei sogni corrosi dalla salsedine, gli schizzi del tempo, dei gemiti nascosti la notte, quando coglievi farfalle impazzite e tacevi per non urlare. Raccontami delle foglie perse dai rami che seguivi rapido per non farle andare via. Raccontami delle lacrime, degli addii, degli occhi negli occhi per non lasciarsi mai davvero. Raccogli in un fascio di rose senza spine tutti i ricordi per non ferirti, ma non donarmele. Le mie rose hanno spine e sanguinano. Non amo mai a metà. Questa viene il sapore del mare, vedi, c'è niente da fare. Chi nasce sul mare ha questa cosa, questa marcia in più. Tutti gli altri, a parte l'altro bicinese, il resto
il mare lo vedono ogni tanto. Senti, ma tuo papà che sta facendo i balletti o era... Tuo papà lo fermi un attimo su una sedia? Credo che sta provando le poesie e le sta fotocopiando. C'è la fotocopiatrice in casa? No, sì, è in ufficio. Ah, è in ufficio, è per questo mi sembrava una cosa strana. Quindi all'università ancora fate una vita da schiave, non è come l'università italiana. No, lavora indipendentemente. Sì, è nell'università privata, no? No, resta in ufficio per fare traduzioni, cose varie, per studiare, per leggere. Per stare fra giovani studentesse, diciamo pure. Dai. No, ma dai. No. No, non si, no. Non si fa. Credo. Va bene, Vito, tocca a te. Vito? Sì. Sì, ci sono. Sì. No, sai che mi piace leggere poesie di altri. Mi piace leggere poesie, poi chi se ne frega, poi, siano mie e di altri. Sì, anche perché c'hai un'unica persona. Cioè tu in quella casa ogni tanto si vede passare una donna, quindi non ti puoi esprimere più di tanto. Quindi andiamo. Lo svantaggio dell'ambiente unico. Ma comunque è tornato Uke. Vai Vito, poi diamo spazio a Uke. Ok, volevo raccogliere il tuo invito a omaggiare gli amici che ci avevano invitato a Salamanca. E leggo questa poesia di un amico comune, di Alfredo, che si chiama Trocia. Ve la leggo prima in spagnolo e poi in italiano. Trocia, entren conmigo por esta trocia, bajo la tenue luz de la lluvia. Entren conmigo y constaten lo que se siente cuando en los ojos se posa el verde de la vida. Pasa en el fondo vegetal de la tierra, sombras de felinos, sudores de quienes son ya parte de mi sangre. Miren conmigo monos y pájaros, sintones de helechos y rostros cansados de tenaces castañeros. Dije una vez, ¿cómo será cuando me toque hacer de guía? Entren conmigo. Les invito a un paseo enriquecido por el destellar de las reminiscencias. Tratturo. Entrino con me in questo tratturo, sotto la luce tenue della pioggia. Entrate, amici, e constatate quello che si sente quando negli occhi s'adagia il verde della vita. Date un'occhiata al fondo vegetale della terra, ombre feline, sudori di chi è ormai parte del mio sangue. Osservate con me passeri e scimmie, cinture di felci o visi stanchi di tenaci castagnai. Dissi una volta, come sarà quando toccherà a me fare da guida? Entrino con me. Vi invito ad un passeggio arricchito dal lampeggiare di reminiscenze. Alfredo Perez Alencart. Grazie. Adesso Uke? Now I am ready. Find some old poems. I wrote them in English 31 years ago, while I was in Iowa, in my beloved Iowa, at the International Writing Program. So I don't know what I really wrote at that time. Hey, Vito, traduci, che hai detto? È una poesia. Ho detto che legge una poesia che ha più di 30 anni e che ha scritto quando era nell'Iowa, credo. L'Iowa, sì, l'unica cosa che ho capito io era Iowa, appunto. Ok, I don't have them in Albania. So Evan will judge me, will be my judge this time. In the web of anguish times, I am caught in the web of anguished times.
I inhale smoke, shattered bones, pains, and breathe out buds, ripe love, flames, wearing light in the night of blind eyes. Nightmares lie in an ambush under my pillow, blizzards inside, outside the head, close at hand. I am burning to warm a few good hearts of an icy land, but I'm afraid the next day won't be tomorrow. Do one more? Yes or no? Shall I go on? Sta chiedendo se vuoi che legge un'altra. Sì, sì. Oh, ok. Molto leggerci di dietro. Ok. I love women. Women are like the sun. If there are no women, men will freeze. We are happy to have them among us doing the job of the sun. They bring spring to life and make it run and run and run. We hear kids cry and Mother Earth cheers up. The ocean of birth is stormy and the ship of death wrecks. Life blooms through birth pangs, sweat and clenching of teeth and nibbling suspense and bleeding wounds and tearful hails. Women are impregnable castles and man their heavy, huge gates. If there hadn't been women, we would have never learned to kiss. Thank you, man. Grazie, grazie. Vito, parlo con te che sei più distratto di tutti. Eri più attivo, ma insomma abbiamo scoperto che poi sei più distratto di tutti. Quello che prendi il palo, perché le strade sono... Ci ho messo pochissimo tempo a perdere tutti i punti che ho guadagnato in anni. Sì, infatti. No, è quello che mi fa... Allora, la cosa di Ivan mi ha dato un'idea semplicissima e anche l'idea me l'ha data Nora, me l'ha data anche Roberta. In effetti, noi se facciamo un piccolo sforzo comune, piccolissimo, come abbiamo fatto finora, era tradotto, Balbona ha tradotto, ognuno ha messo un piccolo di suo. Se noi rinunciamo a una pizza una volta l'anno, due volte l'anno, riusciamo anche a fare, ad esempio, una pubblicazione di Hook in lingua italiana e inglese, perché è in lingua italiana albanese. Quindi era sicura di far uscire a suo papà, di far fare le fotocopie a suo papà e di tradurle in italiano, perché tanto il papà ce l'ha in italiano, cioè ce l'ha in... Insomma, avete capito quello che voglio dire? È una cosa abbastanza semplice nel caso di Hook, ma può essere anche abbastanza semplice nel caso di Paul e di altri, perché in fondo con pochissima spesa siamo tanti, ragazzi. Se uno ci pensa, siamo una sessantina questo gruppo. Qualcuno ogni tanto si perde perché è influenzato o perché ha altre cose da fare, però diciamo che si può contare su 60 persone. Significa che con 10 euro ogni tanto ciascuno, con 10 euro ogni tanto ciascuno, riusciamo a fare dei libri dignitosi come abbiamo fatto signor No e gli altri. E come alcuni di voi sanno, la stampa con il codice la sta curando Stefania Battistella, che comunque si è lasciato uno spazio, non è editore vero e proprio, ma che può pubblicare con queste, come si dice, autopubblicazioni che nulla tolgono alla qualità della vita. Quindi se volete mi scrivete in privato, perché è una formula simpaticissima. Per chi non lo sa, Evan il mese scorso si è calcolato quanto costa Zoom per un anno e ha voluto pagare un abbonamento, temendo che noi non ci vedessimo più in rete, perché chissà, per chi sta lontano. È una cosa molto bella. Vito, vuoi tradurre, per favore?
la sintesi. Evan? No, no, per, sì, più, per Luke, per Evan, no, ci sono. Ah, cioè, non lo vedo più. Ah, sì, ok. Sì, sì. Evan, Luke, this is an idea, think by parte proprio da lui, da... L'ha data lui l'idea, insomma, questa collaborazione in fondo l'ha data lui. Yes, we are thinking to cooperate everyone together in order to try to publish some books here in Italy in double language, original language and Italian translation. So we will think what will be the best way to try to this publication. And of course, when we will have something to talk about, we will contact you again. In sostanza, è una cosa bella, no? Mi pare che qualcuno ha applaudito, sì, potete anche applaudire, perché, ripeto, l'idea non me l'ha data, anche il fatto che sia Daniela l'anno scorso a Brescia ha presentato D'amore, di delitto e di passione, ha venduto 10 copie, un po' le abbiamo vendute anche noi, insomma, vendere 100-200 copie dei libri. D'altronde non c'è da sperare di più dall'editoria di poesia. Io stesso con Casa della Poesia ho venduto 1000 copie, ma eravamo il secolo scorso. Adesso se ne vendo 100 è grasso che cola, insomma. E quello del Pettirosso, anzi, non c'è Claudio, ma insomma non siamo arrivati oltre 200 copie e ho fatto di cose. Quindi ora veramente vendere dei libri è difficilissimo, fra l'altro io non le regalo, a parte quelli che ha regalato Vito, che ancora dobbiamo regolarsi questa cosa qua. Ancora io, tre. Vito, ma perché io sono convinto che tu i tuoi libri li regali, questo è, che segui le idee di Giancarlo, i libri non bisogna regalare, bisogna comprarsi, lì, oh, va bene, se no Simone, che futuro c'ha Simone Principe? È giovanissimo e dice che ha sudato tanto per fare è difficilissimo. Vabbè, c'è una serie. Non regalerò mai un libro di Simone Principe. No, bisogna regalare quelli degli altri. Bisogna regalare il libro, ma mai il proprio, perché rimane così. Va bene. Allora, io volevo chiedere dove se n'è andato. Certo, Simone. Simone. Tranquillo, Ido, tranquillo. Sono io che te lo regalo. Vabbè, no, volevo Antonio Vanni. Dov'è Antonio Vanni? Vanni? Ma che, già dormite? Qualcuno dorme? Vedete che l'unico che ha bronchite sono io. C'ha fame. Beppe. Ciao Beppe, no, ti vedo bene. Mi vedi bene, vero? Sono migliorato, perché ogni volta alla terza pillola, alla terza antibiotico, io lo so già, testo antibiotico, 4 sigarette, 3 caffè, io so, sto bene. Poi con gli incontri, quello mi sta svuotando la cucina, Marcello. Ma considerando questo nella spesa generale, passo da uno schermo all'altro, Marcello. Prima la riempio, però. Sta cercando i dolci, credo. Ha trovato. Sono misteri in questa dispensa, no, per me. No. Era. La cosa fantastica è che compra il gelato per me, ma se lo mangia lui, poi ho detto che porta una cosa appetitosa, sai che mi piace, va bene. Oh, scusa, dimmi, infilo in questa pausa, un secondo solo per salutarvi, Beppe aveva anticipato, devo lasciarvi. Sì. Mo vado a ballare. Va bene, allora, ci volevo una poesia un abbraccio di Era, a tutti. In italiano, per fare sentire la voce di Era in italiano, grazie, sempre se ce l'ha, perché Non ti sento, Beppe. Una poesia in italiano, sai, perché avevo chiuso il mio. Italiano? Sì, in italiano. Ti ricordi che c'è quella sulla birra, no? Sulla birra, sul vermouth. No. No, non ce l'hai più. Il vermouth perché piaceva a tuo papà, il vermouth. Ah! È un'altra. Vedi che tu non te le ricordi, io sì. Va bene. È un'altra quella. Sì, va bene. Di Fernet Branken. No. Ah, il Fernet Branken, davvero. No. Allora, qualsiasi tu abbia sotto, vogliamo sentire la tua voce, su.
posso leggere una di papà? Puoi leggere una di papà, sì. Ok. Ma perché l'avevi in italiano, quelle che ha letto sì, papà? Sì, ce l'ho in italiano. Davvero? Sì. Allora vai. L'ho scoperto ora. Così parlò l'amore. Come? La pace spesso viene qua con... La pace... Mi senti o no? Beppe? Si è spostato, vai Era. Sono, continua Era, continua, ho aperto la porta. Okay. Così parlò l'amore. La pace spesso viene qua con rammarico, ferita dal freddo, per serbare il ricordo di un luogo in cui una volta c'era un sole, piccolo ma perfetto. Grazie. Sono le poesie brevissime di papà. No, invece devi scopare. C'è anche un'altra, ecco. Si chiama L'abbandono. All'arrivo della notte, qualcosa dentro la casa, affannata, fa aprire tutte le porte. Ai gelidi venti, al chiaro di luna e alla pace della quale si sono scordati tutti. Queste due. Sì, io comunque tu cerchi di trovare delle poesie perché sicuramente ce ne sono anche lunghe e bellissime come i tuoi occhi, i miei occhi è una poesia che trovo sì. Veramente molto bella e sicuramente altri ce ne sono. Allora io direi di concludere e ci diamo un appuntamento mensile, poi chi può viene, chi non può pazienza, e infatti molti mi hanno scritto che sono influenzati. E quindi potete aprire il microfono per fare un grande abbraccio generale, dopodiché io sospendo la cosa e poi domani lo mandiamo in onda. Okay? Un abbraccio a tutti. Un abbraccio, grazie. Un abbraccio. Ciao. Grazie, è stato bello rivedervi. Sì. Grazie, ciao. È stato bellissimo. Ivan, Yuk, tutti, sì. Vito, bello ciao. Rivedervi. Ciao a tutti. Ciao Daniela. Piacere, ciao, Graziella. Ciao. Raccomando a Vito una cosa sola, Vito, di seguirmi e Tendotal e Pollo. Perché spesso non riescono a capire quando devono l'orario, insomma c'è qualche cosa che non funziona. Tendo aveva la cosa, il computer rotto, però Paul è strano che non sia intervenuto. Ali c'ha sempre problemi, come palestinese ha sempre problemi anche per collegarsi. Però me li segui sempre tu queste persone, Vito, se ce la fai. Anche se hai abbandonato a tutti, sei tornato nel tuo gruppo bisceglieso, pazienza. Però vedi, ti ho fatto incontrare Graziella almeno. Che vi dovete incontrare per altre cose. Okay. Graziella. Senti, ci sentiamo per telefono appena finisce la riunione. Sì, benissimo. Un abbraccio a tutti. Grazie. Vito, volevo dire una cosa, Vito. Io il tuo libro l'ho comprato. Ma veramente? Certo. Avevo scritto anche su Facebook, è bello. Non ti dico che te lo avrei regalato se non no ma non l'avrei voluto regalato. No, perché non si regala. Anche da Simone non voglio i libri regalati. Ma hai visto anche Mauro, grazie, anche Mauro anche, ancora non ha capito Mauro che mi chiamo Peppe Costa Muglia, mi stai cercando ma non mi trova. Vedo che qualcuno mi stia cercando ma pazienza, non faccio. Anche se scompaio non faccio nessuna impressione. Ragazzi, ciao a tutti, ciao.